il vero senso della primavera resta chiuso in un geroglifico di cui forse non si è ancora trovata la pietra di Rosetta. Federico Zeri. La primavera, il dipinto di Sandro Botticelli, è databile sul finire del 1478. Ipotesi proposta dal Cavalcaselle è generalmente accettata. La struttura prospettica della primavera è realizzata su tre piani. Sul primo sono rappresentate sette figure, cinque femminili e due maschili. Sul secondo, al centro, una figura femminile. Un amorino vola sopra di lei. L'amorino, otticamente, pare su di un piano intermedio. E il terzo piano racchiude il prato fiorito e i personaggi con un fondale alberato. Da quest'ultimo potrebbe iniziare un'attenta osservazione di quei particolari che si direbbero più interessanti e significativi. Un boschetto di aranci, dalle chiome cariche di pomi rosseggianti e punteggiate di fiori bianchi, e alcuni alberi di alloro. Al centro c'è un arbusto di mirto. Dietro, intorno al boschetto degli aranci, si può facilmente notare che sono cresciuti alberi di natura completamente diversa, irti di rametti con foglie aghiformi. Si possono senza dubbio identificare. Sono tassi, un albero estremamente velenoso in tutte le sue parti, conosciuto anche con il nome di albero della morte. Forse il Botticelli rappresenta queste specie arboree tanto diverse con un sottinteso allegorico. Piante rigogliose dai frutti dolci e succosi, e dietro ad esse si intravedono, come se si volessero nascondere, piante aride e velenosissime. Una contrapposizione, un contrasto, che potrebbe evocare una sensazione simile a quella che si prova leggendo certi versi dell'Inferno della Divina Commedia, opera sommamente amata dal pittore fiorentino. Quando noi ci mettemmo per un bosco che da neun sentiero era segnato, non fronda verde, ma di color fosco, non rami schietti, ma nodosi e involti, non pomi veran, ma stecchi con tosco, quivi le brutte arpie lor nidi fanno. Lo svolgimento dell'azione scenica del grande dipinto La Primavera inizia dalla destra dell'osservatore. Il primo personaggio è un essere alato dal colorito cianotico e dall'espressione del viso poco rassicurante, che vola attraversando il bosco con tale velocità che i fusti di alcuni alberi di alloro o lauro sono fortemente piegati dal suo furioso vento. Alberi di lauro squassati dal vento tra alberi di arancio. Altra allegoria vegetale? Ma se altrimenti fossero stati gli alberi degli aranci a subire il forte colpo di vento dell'essere alato cianotico, non avrebbero trasmesso la stessa valenza visiva dei lauri? L'essere alato sta afferrando una giovane donna appena coperta da un velo, sollevandola da terra. Sembrerebbe un'aggressione, impressione confermata dal viso atterrito e sgomento della giovane, che, evento estremamente curioso, emette dalla bocca un flusso di foglie e fiori variopinti. Vicinissimo, quasi a contatto alla giovane vittima dell'aggressione, c'è un'altra giovane, a lei molto somigliante. Indossa una veste riccamente trapunta di fiori. Con la mano sinistra ne trattiene il grembo, ricolmo dei fiori raccolti, e con la destra sta per spargerli in aria. Il suo atteggiamento non è assolutamente turbato dall'atto violento che sta avvenendo accanto a lei. Se le tre figure, l'essere alato e le due giovani, si volessero separate dal contesto scenico della primavera per divenire così protagoniste di un ipotetico dipinto dal soggetto mitologico a sé stante, facile ne sarebbe l'interpretazione del senso per chiunque avesse letto di Dante la Divina Commedia e di Ovidio le Metamorfosi,
per le molteplici assonanze, corrispondenze e richiami che si riscontrano in certi versi di questi poemi. Cantica dal Purgatorio. Canto 28. Dante si inoltra nella selva del paradiso terrestre, giunge ad un ruscello e sull'altra sponda vede Matelda, che va cogliendo fiori che lancia poi in aria verso il poeta. Una donna soletta che si già è cantando e scegliendo fior dar fiore onde rapinta tutta la sua via. De, bella donna, che a raggi d'amore ti scaldi, si vo credere a sembianti che sogliono esser testimon del core, vegnati in voglia di trarreti avanti. Dissi io a lei, verso questa riviera, tanto ch'io possa intender che tu canti. Tu mi fai rimembrar dove e qual era Proserpina, nel tempo che perdette la madre e lei ed ella primavera. Come si volge, con le piante strette a terra e intra sé, donna che balli, e piede innanzi piede appena mette, volsesi in sui vermigli e in sui gialli fioretti verso me. Dante, scorgendo la bella donna Matelda, che canta e coglie fiori del prato, sul quale cammina quasi a passo di danza, rievoca la sensazione della visione creata dalla lettura del mito di Proserpina, narrato da Ovidio ne Le Metamorfosi. C'è, non lontano dalle mura di Enna, un lago dall'acqua profonda, il cui nome è Pergo. Vi si odono canti di cigni, non meno numerosi di quelli che provengono dal caistro tra il fluire delle onde. Un bosco lo cinge da tutte le parti come una corona, e con le sue fronde, a guisa di velo, attutisce la forza dei raggi di Febo. La frescura scende dai rami e la terra irrorata produce fiori porporini. È un'eterna primavera. Proserpina era nel bosco che giocava e coglieva viole e candidi gigli e con fanciullesco impegno ne riempiva canestri e il grembo della veste, sforzandosi di raccoglierne più delle compagne. Quando ecco fu vista e in un sol colpo amata e rapita da Dite, tanto fulminea fu l'azione dell'amore. La fanciulla atterrita si mise a chiamare con voce angosciata la madre e le compagne, ma più spesso la madre. S'era strappata il bordo della veste e la tunica si era rilasciata, facendo cadere a terra tutti i fiori raccolti. Botticelli dipinge la giovane donna a sinistra che sembra incedere, quasi danzando, con il grembo della veste ricolmo di fiori, Ovidio, che poi sparge in aria, volsesi in sui vermigli e in sui gialli fioretti verso me, Dante, e si vedono i fiori che stanno cadendo a terra. Dante, osservando la bella donna Matelda, rievoca i versi de Le Metamorfosi citati, immaginando l'attimo nel quale Proserpina viene aggredita da Dite, re degli inferi, che fulminio la violenta e la rapisce. Tu mi fai rimembrar dove e qual era Proserpina nel tempo che perdette la madre lei ed ella primavera. Considerando le analogie che si riscontrano nei versi dei due poemi,
L'essere volante cianotico parrebbe assimilabile al re degli inferi Dite, che aggredisce Proserpina. Ipotesi che le prossime riflessioni potrebbero avvalorare. Il flusso di fuori primaverili che fuoriescono dalla bocca della giovane donna è un esempio della grande creatività dell'artista. Botticelli ha magistralmente rappresentato con un'originalissima allegoria la violenza subita da Proserpina. L'insufflazione dell'alito dell'essere volante cianotico, Dite, incisivamente visualizzato come dei raggi che penetrano nella bocca di Proserpina, è causa dell'immediato rigetto dei fiori primaverili dalla bocca stessa. Proserpina sta perdendo così la sua primavera, primavera allegorica, come quella cantata da Dante. Dite usa violenza su Proserpina, facendole perdere la sua primavera, metafora dantesca per significare perdere la sua fanciullezza, innocenza, verginità. S'era strappata il bordo della veste e la tunica si era rilasciata, facendo cadere a terra tutti i fiori raccolti. Le metamorfosi, Ovidio. Particolari questi che sono riprodotti fedelmente nel dipinto, alla lettera. I fiori contenuti nel grembo della veste di Proserpina stanno cadendo uniti in un mazzo e resi con tale realismo e tempismo che si vedono che sono addirittura ancora a mezz'aria. I fiori devono ancora toccare terra. E il bordo strappato della veste è lì accanto svolazzante. Le due giovani donne, sia quella sorridente che indossa la veste infiorata, sia quella atterrita che indossa un velo trasparente, come facilmente si intuisce, sono entrambe immagini della stessa Proserpina in due situazioni temporali contigue. Un istante fa, adesso. L'azione rapace di Dite, due rapidissimi flashes. Proserpina spensierata con tutti i suoi fiori un istante fa. Proserpina aggredita subisce la violenza di Dite, adesso. Violenza che le causa la perdita della sua primavera. Innocenza, spensieratezza, verginità, che come già ricordato è stata allegoricamente visualizzata dal rigetto dei fiori primaverili dalla bocca e anche dallo svanire dei fiori primaverili che arricchivano la sua veste un istante fa, poiché anche la veste subisce un mutamento da questo repentino e violento accadimento. Adesso si è trasformata in un velo trasparente che porta nel bordo inferiore una traccia, un ricordo dei fiori dei quali ne era disseminata e che stanno scomparendo come in dissolvenza. La velocità fulminea dell'evento e in un sol colpo amata e rapita da Dite è comprovata inoltre dai fiori che stanno cadendo a Proserpina che, come già detto, non hanno ancora toccato terra. Pure la direzione del vento contribuisce a confermare che le due giovani donne sono la stessa persona un istante fa, adesso. Il vento soffia contemporaneamente in due direzioni opposte. Osservare i capelli e gli svolazzi delle vesti delle due giovani donne. Ma le interpretazioni delle allegorie finora esposte non sono da considerarsi esaustive, dato che la giovane donna si presenta come una figura poliedrica. La bella donna, Matelda Proserpina, è solo una delle sue varie sfaccettature. Su di un'altra sfaccettatura si materializza una poetica immagine mitica. Flora, dea primaverile, che tradizionalmente si presta come bellissima e tutta fiorita donna
ad essere eletta simbolo della città di Firenze. Flora Florenzia. Al fine di comunicare che la giovane donna si può mostrare anche come Flora, figura allegorica di Firenze, Botticelli dipinge sotto di essa con precisione manualistica il fiore emblema di Firenze, l'iris florentina, il giglio di Firenze. Cosicché, anche effettuando la sostituzione di Proserpina con Flora, il senso, il significato della scena nella sua rapidità di cambio di situazione rimane lo stesso. Al posto di Proserpina, ora vi è Flora Firenze, e di conseguenza la lettura allegorica è la seguente. Flora Firenze felice e spensierata un attimo fa. Flora Firenze aggredita da proditoria demoniaca violenza adesso. Anche il boschetto degli aranci, fondale della rappresentazione, ha una sua precisa valenza visiva. Perché non alberi di meli, di fichi, di peschi? Con tutta probabilità, perché le arance sono i frutti, i pomi, che più assomigliano per forma e colore alle palle degli stemmi medicei, come a significare allegoricamente che il boschetto di aranci nel quale è ambientata la primavera altro non è che la felice Firenze medicea. Poiché fu disfatta per Cesare la città di Fiesole, scese al piano con sua oste presso il fiume Arno, laddove Fiorino con sua gente era stato morto da Fiesolani. In quel luogo fece cominciare a edificare una città. Volea quella appellare Cesarea. Il Senato di Roma, sentendolo, non sofferse che Cesare per suo nome la nominasse, ma feciono decreto e ordinarono che quelli maggiori signori che erano stati alla guerra di Fiesole e tallo assedio dovessero andare a edificare con Cesare insieme et popolare la detta città. Et qualunque di loro soprastasse al Livorio, cioè facesse piuttosto il suo edificio, appellasse la città di suo nome. A un'ora avvenne che ciascuno il compie, sì che niuno ebbe a dare il nome alla città. Ma per molti, al cominciamento fu chiamata Roma la Picciola, altri l'appellarono Floria, perché Fiorino fu ivi morto. E di quel luogo e campi intorno ove fu la città edificata, sempre nasce a fiori et gigli. Et però la maggior parte degli abitatori furono consenzienti di chiamarla Flora, sì che fosse in fiori edificata, cioè con molte delizie. Et così fu popolata dalla miglior gente di Roma. Ma poi la città per lungo uso fu chiamata Florenzia, cioè è fiorita. Al centro del dipinto c'è la dea Venere, non la classica Venere Anadiomene, ma una dea un po' triste. Il suo volto effonde una vaga malinconia che contrasta con la apparente, circostante, gioiosa atmosfera primaverile. Se non fosse per Cupido che vola sopra di lei, risulterebbe ardua persino la sua identificazione. La si potrebbe riconoscere come Iside, o Giunone, o Diana. Il complesso abbigliamento che indossa reca comunque simboli che contraddistinguono la sua essenza multiforme. Le applicazioni che ne ornano la scollatura e i seni sono nere e serpentiformi, di natura ctonia. Il pendente è la luna piena con le corna che si toccano, la veste diafana. Il manto da un verso è rosso con decori cruciformi d'oro, il rovescio blu cosparso di stelle. Il giorno è la notte. Il gesto della mano destra della dea
Nel suo atteggiamento sembra esprimere un senso di prudente difesa, come se volesse mantenere a debita distanza per evitarne il contatto le tre ninfe che stanno danzandogli accanto, unanimemente riconosciute come le tre grazie. Un presagio o una certezza di pericolo? Le loro armoniose e sensuali forme sono forse solo ingannevoli visioni che potrebbero celare energie negative? Quel gesto, altrimenti, parrebbe contraddittorio, dato che le tre grazie sono figure immancabili del corteggio di Venere. Le tre grazie, divinità latine, sono una derivazione delle Cariti, divinità greche, dispensatrici di bellezza e di gioia. La loro classica iconografia le presenta sempre nude, ma nel dipinto del Botticelli indossano dei veli trasparenti. Le varianti dal canone classico si accentuano osservando le loro posture. Tradizionalmente, nelle movenze delle tre grazie, non vi è mai accenno a evidenti giri o passi di danza. Anzi, una molle staticità le caratterizza nel loro tenero allacciamento, mentre in questo caso si può ben vedere come sia stata voluta dall'artista una forte dinamicità ritmica. Nelle rappresentazioni rinascimentali ove appaiono le tre grazie, ad esempio quelle dipinte da Francesco del Cossa nel Salone dei Mesi, aprile, mese sacro a Venere, nel Palazzo Schifanoi a Ferrara, o quelle dipinte da Raffaello, Chantilly, Museo Condé, il canone iconografico classico è rispettato scrupolosamente. Per quale motivo il Botticelli abbia deciso di rappresentarle in maniera così innovativa non è semplice da capire. Si potrebbero avanzare due ipotesi. O l'artista riteneva ormai stanchi e non sufficientemente espressivi i tradizionali atteggiamenti delle tre grazie classiche, o queste, probabilmente, non rappresentano le vere tre grazie. Sono molteplici le nature misteriose che sembrano essere racchiuse in ogni personaggio de La Primavera. Da grande artista qual era, notevolissima è la profonda introspezione psicologica con la quale il Botticelli riesce ad imprimere sui volti di queste diverse tre grazie il carattere e lo stato d'animo di ognuna di esse. Si potrebbe tentare un'interpretazione dell'espressione dei loro volti. La grazia a sinistra si mostra altezzosa e sprezzante. Sembra che guardi le altre con un senso di superiorità e di commiserazione. È consapevole della sua ineguagliabile bellezza. È piena di sé e non ne fa mistero. Che sia allegoria della superbia? La grazia a destra ha l'espressione del volto carica di livore. Guarda la più bella biecamente, quasi con avversione. Perché anche in lei non è stata profusa tale bellezza? Non lo accetta. Che sia allegoria dell'invidia? La grazia vista di spalle ha il viso serio, pensoso e riflessivo, lo sguardo indagatore. Lei non sfoggia preziosi diademi né lucenti gioielli. Probabilmente li considera solo costosi e inutili lussi. Che sia allegoria dell'avarizia? Come il Giglio di Firenze dipinto sotto la giovane aggredita da dite e i pomi rosseggianti degli aranci del boschetto possono rivelarsi elementi simbolici della Firenze medicea, così i fiori presenti sul prato in prossimità delle tre grazie potrebbero con il loro linguaggio caratterizzare le stesse. In particolar modo i fiori vicini ai piedi della grazia a sinistra, la più bella. Tra il suo piede destro e il bordo inferiore del dipinto in primo piano sono con minuzia rappresentati quattro fiori di color verdastro. Sono le infiorescenze, ciazzi, di una piantina
conosciuta col nome di erba cipressina, Euphorbia ciparrisias, detta volgarmente erba della rogna, perché contiene un benefico lattice irritante e vescicante al solo contatto della pelle. Dipingerla così vicina al piede della più bella delle tre grazie avrà sicuramente un senso. Nulla, anche il minimo particolare in un dipinto rinascimentale, a certi livelli poi, è lasciato al caso. Tutto ha un significato ben preciso. E il significato probabilmente sarà come se fosse scritto: questo è il mio fiore dedicato, a sottolineare che il caratterino di questa grazia non sia proprio dei migliori. Poco sopra vi è un'altra piantina ed è riconoscibile anch'essa. Porta tre fiorellini le cui forme ricordano il cappello da giullare e anche dei cornetti. E un'aquilegia. Nel tradizionale linguaggio dei fiori è un simbolo di esibizionismo, lussuria, ipocrisia, capriccio. Superbia, invidia, avarizia sono i tre vizi capitali ricordati più volte nei canti danteschi, vizi causa prima delle discordie e dei frequenti scontri sanguinosi tra le fazioni di Firenze, come quelli descritti nelle parole profetiche di Ciacco, il famoso goloso fiorentino, che nel sesto canto dell'Inferno sono rivolte a Dante. Dopo lunga tensione verranno al sangue e la parte selvaggia caccerà l'altra con molta offensione. Poi appresso convien che questa caggia infra tre soli e che l'altra sormonti con la forza di tal che testè piaggia. Alte terrà lungo tempo le fronti, tenendo l'altra sotto gravi pesi, come che di ciò pianga o che naonti. Giusti son due e non si sono intesi. Superbia, invidia e avarizia sono le tre faville c'hanno i cuori accesi. O con le parole di Brunetto Latini, che sempre rivolte a Dante, nel canto quindicesimo dell'Inferno dice: ma quello ingrato popolo maligno che discese di Fiesole ab Antico e tiene ancor del monte del Macigno, ti si farà per tuo ben far nemico. Ed è ragion che tra li lazzi sorbi si disconvien fruttare il dolce fico. Vecchia fama nel mondo li chiama orbi, gente avara, invidiosa e superba. Dai lor costumi fa che tu ti forbi. All'estremità sinistra, con la figura di Mercurio, termina la composizione scenica del dipinto. Mercurio indossa una rossa clamide costellata da sinuose fiammelle, piccole lingue di fuoco d'oro, trapunte sul tessuto, decori che a prima vista sembrerebbero privi di un qualche interesse o valenza, ma come ho già detto, qui nulla è affidato al caso. Ogni elemento ha la propria ragion d'essere e un significato più o meno occulto. Botticelli, oltre alla realizzazione di tanti capolavori di pittura, è stato anche un formidabile disegnatore. La sua opera grafica conosciuta più importante è un codice in carta pecora con le illustrazioni dei canti della Divina Commedia. Comprendeva 100 disegni, uno per canto. Se osservati con la debita attenzione, si potranno facilmente notare in alcuni di essi, precisamente nei disegni dei canti sesto, settimo, ottavo, tredicesimo, ventiquattresimo, venticinquesimo e ventiseiesimo del Paradiso,
gli stessi identici elementi grafici, sinuose fiammelle, presenti sulla clamide di Mercurio. Queste fiammelle rappresentano simbolicamente, in ognuno dei 7 disegni, le anime splendenti che sono state accolte in paradiso. Particolarmente interessante si rivela essere il primo dei 7 disegni sopracitati, cioè l'illustrazione del 6° canto del paradiso, ove Dante e Beatrice, giunti nel 2° cielo del paradiso, il cielo di Mercurio, vengono circondati dalle anime festose e splendenti di questo cielo. Nel disegno, le anime del cielo di Mercurio sono rappresentate come sinuose fiammelle, graficamente identiche a quelle dorate presenti sulla rossa clamide di Mercurio, né la primavera. Un artista della levatura del Botticelli non sarà stato sicuramente a corto di fantasia, tanto da non poter ideare decori dei più vari e originali. In tal caso, c'è da chiedersi per quale ragione i decori a forma di fiammella siano stati da lui usati identici sia sulla clamide di Mercurio che in alcuni disegni dei canti danteschi, come quello sopracitato, il 6° del Paradiso, che illustra il 2° cielo del Paradiso, il cielo di Mercurio. Se nei disegni per la Divina Commedia questo elemento grafico, la fiammella, rappresenta sempre un'anima beata del paradiso, quelle perfettamente uguali che costellano il manto di Mercurio non si dovranno certamente considerare declassate a meri decori privi di significato, ma con altissima probabilità essi mantengono invariata la stessa valenza allegorico-simbolica, come fosse un geroglifico, un ideogramma, da leggere e tradurre, anime splendenti del paradiso. In conseguenza, automaticamente viene da chiedersi: ma cosa ci stanno a fare delle anime beate e splendenti del paradiso sul manto di Mercurio? Per cercare di rispondere alla domanda è assolutamente ineludibile l'osservazione attenta della figura di Mercurio e della sua gestualità. La postura di Mercurio è caratterizzata principalmente dall'atto di innalzamento del braccio destro che impugna il caduceo. I suoi occhi lo seguono mentre la punta di questa sua inconfondibile insegna penetra l'atmosfera di un cielo velato di nuvole. Questo cielo non fa parte del cielo del dipinto. È un cielo del tutto particolare a sé stante. È un cielo presente solo sopra Mercurio, che con la punta del suo caduceo compie il gesto fondamentale, tanto importante che potrebbe addirittura far intuire il vero senso di tutto il dipinto. Il contatto, il collegamento tra lui e quel cielo, l'unione, e la cui decifrazione dovrebbe esplicitare l'intrinseco, occulto messaggio. Vedi questo cielo sopra di me, che io sto contemplando e che indico e penetro con il caduceo. Ti sto suggerendo che questo cielo mi appartiene. È il mio cielo, il cielo di Mercurio. Il cielo di Mercurio, si è che più va velata degli raggi del sole che null'altra stella, il 2° cielo regno del paradiso, ove Dante canta le anime splendenti fasciate della propria luce, gli spiriti operanti che amarono la gloria umana come l'imperatore Giuliano Giustiniano, protagonista del 6° canto, anima splendente nel cielo di Mercurio. Una tra le anime che il Botticelli rappresenta graficamente anche in questo disegno sotto forma di sinuose fiammelle, identiche alle tante altre anime fiammella presenti sul manto di Mercurio. Sono le anime splendenti che salgono accolte tutte al cielo al quale appartengono, il 2° cielo del paradiso,
il cielo di Mercurio. Anche la disposizione delle anime fiammella ha un suo preciso significato. Sulla clamide di Mercurio, le dorate fiammelle si presentano in movimento ascendente, sono come rovesciate, stanno salendo con Mercurio al suo cielo. Invece, nel disegno, le anime fiammella sono rappresentate discendenti a circondare festosamente Dante e Beatrice, appena giunti nel secondo cielo del paradiso, il cielo di Mercurio. È da notare anche la forte somiglianza del braccio alzato di Beatrice, che indica l'anima splendente dell'imperatore Giuliano Giustiniano nel disegno per il sesto canto del paradiso, con il braccio di Mercurio che indica il suo cielo. Mercurio è raffigurato come un bel giovane dall'apparente età di circa 20 anni. Mostra tutti gli attributi che lo caratterizzano come messaggero degli dei. Il caduceo, i calzari alati, l'elmo d'oro e acciaio, Aidos, che in questo caso sostituisce il consueto petaso alato, e infine la spada Cillenia. Ma c'è un grande ma. C'è qualcosa di molto importante che non funziona, che stravolge l'iconografia classica tramandata nei secoli. Mercurio è biondo, è sempre stato biondo. Botticelli lo presenta moro. Qual è la ragione? Non è assolutamente pensabile considerarlo un errore o frutto di disinformazione da parte del Botticelli. Evidentemente è stata una decisione ben ponderata sia dall'artista che del committente e dei suoi eruditi consiglieri. E poi apparve un ragazzo di luminosa bellezza, completamente nudo, eccetto la spalla sinistra che era coperta da una clamide da efebo. La sua bionda chioma attirava lo sguardo di tutti gli spettatori e tra i suoi capelli spuntavano due lucce d'oro, congiunte con bellissima simmetria. E come se ciò non bastasse, anche la bacchetta indicava in lui Mercurio. Apuleio, l'asino d'oro. E a lui il fantasma del dio, con l'aspetto medesimo, tornante nel sogno, sofferse e parve spronarlo, simile in tutto a Mercurio, e voce, e colore, capelli biondi, e giovane corpo bellissimo. Virgilio, Eneide. Per i capelli biondi di Mercurio si veda come esempio il dipinto di Andrea Mantegna, Il Parnaso, Parigi, Museo del Louvre. Mercurio, né la primavera, ha il volto fortemente caratterizzato dai suoi capelli scuri, come se si fosse voluto, in questa fisionomia idealizzata, ritrarre un personaggio realmente esistito, un personaggio molto importante per la committenza del grande dipinto. Un'altra famosissima opera pittorica di Botticelli, L'Adorazione dei Magi, 1476 circa, Firenze Uffizi, potrebbe contribuire all'identificazione del personaggio Mercurio. L'evento religioso diventa in questo dipinto pretesto di ambientazione scenografica per la presentazione della dinastia medicea di Cosimo il Vecchio. Il quadro a sinistra termina con la figura intera di Giuliano de' Medici, o Giulio, come viene chiamato nelle stanze del poliziano, in piedi in primo piano, appoggiato alla spada con ambo le mani, l'amatissimo fratello minore di Lorenzo il Magnifico, o Lauro, come viene chiamato nelle stanze del poliziano. In questo ritratto, Giuliano dovrebbe avere circa 22 anni. Mostra una notevole somiglianza con il Mercurio de La Primavera, nonostante le differenze dimensionali dei due dipinti.
I capelli hanno un taglio simile con un vistoso ciuffo sopra la fronte. Il colore è lo stesso e con gli stessi riflessi. La postura delle gambe di Mercurio e quella di Giuliano de' Medici è quasi speculare. Entrambi sono armati di spada. Particolare questo da non sottovalutare, dato che Mercurio rarissimamente è raffigurato armato di spada. Se non fosse per il caduceo, lo si potrebbe confondere con Perseo. Né l'adorazione dei magi, Giuliano de' Medici, abile cavaliere e temibile spadaccino, vincitore di giostre e tornei, come viene anche sottolineato dalla presenza del cavallo bianco a lui accanto, presumibilmente il destriero con il quale vinse nel 1475 la giostra di Piazza Santa Croce, giunto appositamente per Giuliano dalla corte di Napoli, si appoggia altero alla sua spada. E tra i tanti personaggi presenti, lui è l'unico che si vede armato. L'età dimostrata da Mercurio e quella di Giuliano sembra essere più o meno la stessa. È molto probabile che Mercurio nella primavera sia l'immagine idealizzata di Giuliano de' Medici. La primavera è tradizionalmente datata sul finire del 1478 o i primi del 1479. A quel tempo Giuliano de' Medici era scomparso, ucciso durante la Congiura dei Pazzi il 26 di aprile 1478, mentre assisteva con il fratello Lorenzo il Magnifico alla messa di Pasqua in Santa Maria del Fiore. La congiura fu ordita per avversione alle politiche di Lorenzo il Magnifico da Papa Sisto IV, con la complicità del nipote Girolamo Riario, dell'arcivescovo di Pisa Francesco Salviati, della famiglia fiorentina De' Pazzi di antica nobiltà guelfa. L'intento era quello di impadronirsi del potere a Firenze. Anche Federico di Montefeltro, duca di Urbino, era complice nella congiura, che fallì miseramente anche per il mancato appoggio del popolo e alla quale seguì una feroce repressione. Ora, l'interpretazione dello svolgimento allegorico della primavera si potrebbe così riassumere. Tassi, alberi della morte, irti di stecchi con tosco, sono cresciuti e circondano minacciosamente il profumato aranceto e il meraviglioso giardino delle delizie e dei fiori, pronti a invaderlo per affondare le loro benefiche radici. Allegoria di creature malefiche che vorrebbero impossessarsi della felice Firenze Medicea. Dite, il re degli inferi sopraggiunge e attraversando il boschetto, velocissimo e rapace, aggredisce violenta Proserpina Flora, mentre spensierata sta cogliendo fiori, la quale perde così per sempre la sua primavera. Visualizzata con grande inventiva dal Botticelli con un'allegorica perdita. Un'emissione di fiori primaverili dalla bocca e dallo svanire di tutti i fiori primaverili che ornavano la sua tunica. Allegoria del violento, demoniaco e proditorio agguato dei congiurati cappeggiati dai pazzi, perpetrato ai danni di Flora Firenze, con la conseguente morte di Giuliano de' Medici, lui primavera della stessa Firenze. Particolari importantissimi, imprescindibili per l'interpretazione cognitiva del senso del dipinto, sono gli alberi di alloro o lauro, attraversati in volo dal demonio Dite, alberi vistosamente arcuati dal turbine di vento da esso provocato con il suo fulmineo arrivo. Sono stati violentemente piegati, ma non si sono spezzati. Ma per quale motivo Botticelli ha sentito la necessità di inserire dei lauri tra gli aranci? E perché solo gli alberi di lauro sono stati piegati dal vento di Dite? La risposta a queste domande può essere la seguente. La scena
così come sarà stata pianificata con grande acume dai progettisti del dipinto e con tutta probabilità allegoria della feroce aggressione subita da Lorenzo Laurentius Lauro il Magnifico, che pur ferito, piegato, è riuscito a resistere alla furia dei congiurati. Non è stato sopraffatto. Il Laureto squassato e piegato dal vento di dite e l'immaginifica rappresentazione allegorica di Lorenzo il Magnifico, Lauro, ferito, piegato, ma non si è spezzato durante la furiosa aggressione dei demoniaci congiurati. Superbia, invidia, avarizia sono le tre faville che hanno i cori accesi. Faville, sì, ma capaci di innescare furiosi incendi. Tre giovani donne molto belle danzano armoniosamente. Lo spettatore è convinto di ammirare le tre grazie e, come volevasi, è caduto nel raffinatissimo inganno visivo tesogli con acuta scaltrezza. Rappresentazione che dissimula probabilmente dietro queste piacevolissime e sensuali immagini i tre vizi esiziali, sia per la Firenze di Dante, sia per la Firenze di Lorenzo il Magnifico. Questa danza, anche se si potrebbe ritenere azzardato ed eccessivo l'accostamento, è da ritenersi una sorta di danza della morte o danza macabra, Corea Macabeorum, molto in voga sul finire del Medioevo, schermata abilmente con maschere da ninfe meravigliose. Superbia, invidia, avarizia. Mercurio, che racchiuderebbe in sé l'immagine idealizzata di Giuliano de' Medici, alza il caduceo, la cui punta penetra un cielo velato di nuvole presente solo sopra di lui. Con questo gesto e con quello sguardo in contemplazione estatica, ci mostra che quello è il suo cielo, il cielo di Mercurio, il secondo cielo del paradiso, dove lui è. Lo stesso cielo nel quale Dante e Beatrice vengono accolti festosamente dalle anime racchiuse nel loro splendore, anime sempre raffigurate graficamente dal Botticelli da sinuose fiammelle sia sul rosso manto di Mercurio sia nei disegni per i canti del paradiso. Le anime del cielo di Mercurio, come Dante canta, «Sì, vid'io ben più di mille splendori trarsi ver noi», così come l'anima splendente dell'imperatore Giuliano Giustiniano, il protagonista del sesto canto che narra la gloriosa storia di Roma e dei suoi famosi personaggi. Giuliano de' Medici Mercurio volge le spalle a tutto con allusione allegorica che vorrebbe significare: «Ora io vivo in un'altra dimensione, una dimensione senza le violenze né i vizi del vostro mondo. Qui, nel mio cielo, nel cielo di Mercurio, nello stesso meraviglioso paradiso cantato da Dante Alighieri. Questa picciola stella si correda de boni spirti che sono stati attivi perché onore e fama gli succeda». Sulla grande superficie dipinta della primavera, i personaggi sin qui descritti si presentano tutti sullo stesso piano prospettico, il primo. Sul secondo, al centro, c'è la Dea Venere. Alle sue spalle un mirto, pianta a lei sacra, e Cupido vola con il dardo fiammeggiante pronto per essere scoccato. Casualmente in direzione delle tre grazie, amore trionfante sui vizi, il viso di Venere non lo si può certamente definire allegro o sereno, non esprime quella gioia che dovrebbe suscitare l'atmosfera primaverile che la circonda. Probabilmente questo è il motivo. Se l'impianto allegorico, fin qui ipotizzato, scherma occultando tra danze, fiori e slanci amorosi la demoniaca congiura dei pazzi che provocò la morte di Giuliano de' Medici e la cui anima splendente è ascesa in paradiso nel secondo cielo, nel cielo di Mercurio, allora
La malinconica Venere potrebbe rivelarsi conferma di quanto detto, creando una sorta di convergenza parallela, riscontrabile in taluni versi delle Metamorfosi di Ovidio. Cesare, invece, è Dio nella sua città. Egli fu eccellente sia con la spada che con la toga. Ma non le guerre coronate di trionfi, non le imprese compiute in pace, non la gloria che subito gliene derivò, furono causa della sua metamorfosi in un nuovo astro dalla chioma scintillante. Ponendo quest'uomo a dirigere le sorti del mondo, o dei del cielo, avete fatto un enorme regalo al genere umano. Bisognava dunque che Cesare fosse fatto Dio perché costui non avesse un'origine mortale. Quando Laura Venere, madre di Enea, lo capì e nello stesso tempo vide che si tramava la morte del pontefice e che i congiurati si preparavano a colpire, impallidì e andava dicendo a tutti gli dei che incontrava: «Guarda che spaventosa insidia si sta macchinando contro di me e con che diabolica trama si attenta alla vita dell'unico discendente che ancora mi resta del Dardanio Iulo. Non vedete che affilano le spade scellerate per puntarle contro di me? Arrestatele, vi prego, scongiurate il delitto». Ma tutti gli avvisi inviati dagli dei non poterono sventare l'insidia e vincere il fato che incombeva. Uomini armati si raccolgono in un tempio e sguainano le spade. Si elegge proprio la curia per la strage orrenda. Ad essa si dà la preferenza su tutti gli altri luoghi della città. Quest'uomo, per cui tu ti affanni, o Citerea, raggiungerà le sedi celesti e gli astri che gli sono parenti. Vola più in alto della luna, trascinandosi dietro per lungo tratto una chioma di fiamma. Diventa fulgido astro. Le ipotesi fino a questo punto formulate e le conseguenti deduzioni tendono alla conclusione che la grande tavola del Botticelli, La Primavera, sia la sublime, allegorica rappresentazione celebrativa della morte di Giuliano de' Medici nella Congiura dei Pazzi e dell'ascesa della sua anima splendente in paradiso nel secondo cielo, il cielo di Mercurio. La Congiura di Brute Cassio e la Congiura dei Pazzi, due avvenimenti comparati e celati magistralmente tra le profonde allegorie del capolavoro del Botticelli. Figura centrale è Venere. Venere genitrice, madre di Cupido e madre di Enea, il mitico eroe troiano, fondamento della nascita di Roma, patrona della gens Iulia, dal capostipite Iulo, primo figlio di Enea, dalla quale discese Giulio Cesare, pure leggendario fondatore della città di Firenze, Colonia Iulia Florentia, che Dante così definisce la bellissima e famosissima figlia di Roma. Un dipinto estremamente criptico, La Primavera, quasi inaccessibile. La profondità e la complessità della progettazione allegorica e scenica, la raffinatissima esecuzione artistica ai più alti vertici stilistici e poetici, l'intimo e geloso dolore amore fraterno del committente Lorenzo il Magnifico imponevano pragmatismo e prudenza lungimirante. La stupenda opera pittorica doveva essere assolutamente protetta da sguardi indiscreti. Oltre la cerchia della committenza, nessuno poteva conoscere il vero senso della rappresentazione. Pure l'elmo indossato da Mercurio Giuliano de' Medici è presumibile che possa concorrere allegoricamente allo stesso scopo. Grazie ai suoi poteri magici,
rende invisibile ai nemici colui che lo indossa. Perseo, mandato a uccidere le Gorgoni, ebbe da Mercurio calzari alati e Petaso. Inoltre, un elmo che rendeva invisibile ai nemici. È per questo che tale elmo è detto in greco Aidos, invisibile. Igino, mitologia astrale. Quando nel 1494 discese in Italia Carlo VIII, il figlio di Lorenzo il Magnifico, Piero, che teneva la signoria di Firenze, fu cacciato dalla città. I Medici tornarono al potere a Firenze nel 1512 con l'appoggio degli spagnoli. Durante le lotte politiche che si susseguirono nella storia di Firenze sul finire del 400, un dipinto, un disegno, una scultura, un libro che avesse anche solo vagamente ricordato degli avvenimenti tali da riattizzare vecchi faziosi rancori sarebbero stati immediatamente distrutti, cosa che accadde anche all'opera del Botticelli alla porta della dogana di Palazzo della Signoria, ove erano rappresentati gli impiccati rei di aver partecipato alla congiura dei pazzi, opera distrutta subito dopo l'allontanamento dal potere dei Medici da Firenze. Roma e Firenze. In tempi diversi, teatri di tragiche congiure provocate da quei vizi nefasti che covano nelle coscienze umane. Superbia, invidia, avarizia. Le tre faville che hanno i cori accesi, dalle quali divampano incendi di demoniaca violenza. La dea Venere ha il volto velato di tristezza, dalla quale traspare pure un vago sollievo. Forse per la consapevolezza che l'anima di Giulio Cesare, gloria di Roma, e l'anima di Giuliano, Giulio de' Medici, gloria di Firenze, saranno per sempre luci splendenti nell'infinità dei cieli.